Si è parlato di valutazioni, prodotti chimici e tutto, analisi è una parola che anche questa ha preso veramente il piede nelle nostre quotidianità. Analisi che sui prodotti chimici stanno veramente cominciando a pesare in modo sostanziale, sia sotto un punto di vista economico, ma anche sotto un punto di vista burocratico. Cioè, noi abbiamo fatto una valutazione che negli ultimi 4 anni nelle aziende chimiche si sono venuti a creare 120 posti di lavoro solo per seguire le fasi documentali e analitiche. Perciò è stato un bene da una parte, ma anche un appesantimento per quanto riguarda le attività quotidiane. Vorrei dare parola a Tiziana Gambicotti della stazione sperimentale che tutti i giorni cosa fa? Analisi su pelli e prodotti chimici sostanzialmente. Volevo fare solo una piccola premessa dal punto di vista storico, diciamo. Torniamo al 2007, a quando il REACH entrò in opera. A quel momento le analisi sostanzialmente, le analisi chimiche erano quelle sulle caratteristiche prestazionali delle pelli, quindi sul grado di, famoso grado di concia che oggi come oggi praticamente non fa quasi più nessuno. E le analisi tossicologiche ne erano ridotte a una piccola nicchia, la formaldeide e il cromo 6. Quando arrivò il REACH ci fu, diciamo, il panico sostanzialmente, perché cominciarono ad arrivare richieste di determinare delle sostanze che non si erano mai sentite nel mondo conciario. Però il REACH lo richiedeva e quindi arrivavano queste cose e si cercava di aiutare i clienti, che per noi sono le concerie e poi sono state anche le aziende dei prodotti chimici, a focalizzarsi su ciò che era utile e ciò che non era utile. Al momento, nel 2007 e negli anni successivi, sembrava che questo avrebbe rappresentato forse un'ammazzata sulla testa delle concerie del distretto italiano e Santa Croce in particolare, perché dicevano, certo, adesso noi con REACH qui in Europa siamo costretti a rispondere a questa normativa, il resto del mondo fa quello che vuole. Cioè, dalla Cina ci arriva di tutto, in America le regole sono pochissime, la CPS65 ma poco altro, i metalli, ma proprio dal punto di vista chimico irrisorio. Però cosa abbiamo visto dal 2007 ad oggi? Come diceva giustamente la dottoressa Morelli, i grandi brand si sono accorti, diciamo, hanno preso spunto da questa normativa europea e hanno in qualche modo globalizzato la richiesta di normazione. Perché giustamente noi ci preoccupiamo dei capitolati che arrivano da Gucci o dal gruppo Kering per le concilie italiane, ma gli stessi capitolati arriveranno anche nel resto del mondo. E quindi ciò che all'inizio poteva sembrare uno svantaggio competitivo, invece per noi diventa un vantaggio, per noi distretto, perché siamo già molto più avanti, molto molto più avanti di tutti gli altri. E quindi, diciamo, si è innestato un meccanismo virtuoso che in questo momento forse c'è un momento di gap sul fatto appunto che siamo di fronte all'MRLS e quindi non è più la conceria che si deve far carico, o non è in prima battuta la conceria, ma è chi fornisce prodotto chimico alla conceria che deve garantire alla conceria il rispetto. E dal punto di vista del laboratorio chimico, infatti in questi anni praticamente le analisi prestazionali sono completamente terminate, sono arrivate invece moltissimo sulla formaldeide, sul cromo esavalente, sul nonifenolo tossilato, quelle sostanze insomma un po' nell'occhio del ciclone per quanto riguarda i problemi di quantità. Tipicamente quello della formaldeide è uno di quei metodi che prima c'era solo sulla pelle e si trovavano dei numeri abbastanza variabili, anche se recentemente negli ultimi anni il trend è anche in questo caso molto virtuoso, si è abbassata notevolmente. Per fortuna è nato anche un metodo per i prodotti chimici, che ci dice finalmente qual è il reale contenuto di questo agente nel prodotto chimico e non ci fa dare un po' il numero all'otto come succedeva prima, perché purtroppo c'è la possibilità che dei composti presenti nei prodotti chimici si idrolizzino e producano formaldeide, ma in realtà la formaldeide non c'è, è solamente un processo legato al modo della terminazione. Per il cromo 6 sappiamo benissimo tutti qual è la problematica del cromo esavalente che si forma nelle pelli, per fortuna anche in questo caso dall'anno scorso, ma noi lo stiamo applicando ancora quando era in fase di draft, c'è un metodo per la terminazione del cromo esavalente nei sali di cromo, che quindi è in grado di dirci prima cosa se c'è o non c'è il cromo esavalente, ma in realtà anche qual è la capacità riducente del sale di cromo, ovvero
nell'ipotesi che nell'ambito del processo conciario ci fossero delle quantità di cromo esavalente, se il sale di cromo che aggiungiamo è in grado di ridurre questa quantità, e quindi anche in questo caso, nell'esempio di quelli campioni che sono stati analizzati, che ho analizzato personalmente, ha sempre dimostrato una capacità riducente. Quindi anche quella cosa che ogni tanto mi dire no, ma probabilmente è il processo... Per l'esperienza che ho io personalmente, anche in questo caso i sali di cromo non sono imputabili di questo problema. Per quanto riguarda i nuovi metodi, perché questo è anche una problematica, i metodi rispetto ai prodotti chimici che ancora devono essere sviluppati, la stazione sperimentale è in prima linea e sicuramente darà il suo apporto per cercare di svilupparli nel modo migliore possibile.